Ciao, volevo darvi qualche aggiornamento. Non so se Giorgia ha firmato molto. Vabbè, qui c'è un po' di casino, poi dopo mattinale. Ma oggi siamo andati a vedere una casa. Ero andata a vederla da sola, mi è piaciuta e oggi sono tornata con Maurizio. C'è qualche lavorettino da fare per sistemarla, però sarebbe proprio perfetta per noi, per le dimensioni. Ha quattro camere da letto molto grandi, due bagni, una cucina molto spaziosa e un salotto enorme. E poi fuori è un giardino pazzesco e anche un patio dalla porta della cucina, insomma, che va sul giardino. Veramente una cosa pazzesca. Comunque io sto preparando il ragù per cena e perché facciamo un po' di pasta col ragù. Così tanto per fare qualcosa di un po' diverso, che è un po' che non la mangiamo. E comunque niente, vi dicevo, è veramente molto bella questa casa. Adesso abbiamo un appuntamento martedì in banca, devo andare io, e poi ne abbiamo uno. E poi devo chiamare un'altra per vedere appunto se riusciamo comunque come fare, per vedere, perché se ci dicono di sì che possiamo tenere il mutuo, allora facciamo la proposta. Ma prima volevamo andarla a vedere con un ragazzo che è nostro amico per i lavori, in modo che ci sappia dire bene in fondo i lavori che ci sono da fare, perché non è che poi ci possiamo ritrovare che non sappiamo cosa c'è da fare prima, insomma. Diciamo che la parte sopra delle camere è a posto, è perfetta così. Qualche lavoretto da fare, il piano terra, diciamo, dove c'è la cucina e la sala, un po' il muro esterno, ecco. Poi la facciata e poi vabbè, c'è da tagliare l'erba perché è cresciuta. Comunque, niente di devastante, insomma. Va bene, adesso vado a preparare il ragù e poi vi faccio vedere dopo la torta che mi ha preparato Giorgia. Io non l'ho ancora vista, infatti non posso aprire il frigo. Vabbè, adesso vado a preparare il ragù. A dopo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mamma, mamma mia. Guardate che bella la torta che mi ha preparato Giorgia. Tutta da sola l'ha fatta, pan di Spagna, crema e la frutta sopra. Adesso la mangiamo. Ciao, buon compleanno a me! Lì c'è arrivata Pia. Sabrina mi ha fatto notare che non ho detto che Giorgia ha fatto il pan di Spagna senza glutine. Quindi doppiamente brava perché non è affatto facile.
Allora, eccoci, oggi è ancora un altro giorno, ma veramente anche per questo motivo che non vedete video, siamo super super impegnati e quindi cerco veramente di fare quello che riesco, insomma. Comunque, volevo farvi vedere i due regali di compleanno che mi ha preso Maurizio, cioè in realtà non sono proprio regali di compleanno, servivano e li ha comprati, però volevo farveli vedere e poi vi faccio vedere cosa mi ha regalato, vi farò vedere la scatola perché l'oggetto proprio lo sto usando adesso per filmare, quindi non lo potete vedere. E niente, quindi adesso ve li faccio vedere. Allora, la prima cosa è la lavatrice nuova perché la nostra purtroppo si era rotta e quindi Maurizio l'ha presa nuova. Ha preso questa della Beko che è da 8 kg, 1400 giri, ha 3 più, c'è anche la fare, non lo so, e comunque Pro Smart Inventor. È veramente molto bella, come potete sentire, perché adesso sta andando, è silenziosissima anche quando fa la centrifuga. E quindi è questa qui, è una Beko ed è normale da 60, non è di quelle strette. E quindi questo è il primo regalo. E questo qua invece è il secondo, è la lavastoviglie della Electrolux. Non abbiamo ancora levato questa, ma poi si ferma tutta la sporcizia, quindi bisognerà levarla. Ha praticamente i pulsanti di accensione e i programmi scritti qui. E poi invece qua, appunto, vabbè, quando si accende, qua con questo qua si cambia il programma. Qua viene fuori il tempo. Con questo si cambiano queste opzioni. Qua segna quando c'è il sale, quando sta lavando. E qua vabbè c'è il tasto start, è veramente molto bella, grigia. Adesso è un pochettino sporca. Questa qui è così della Electrolux Time Manager e è veramente molto bella. Sia io che Giada siamo molto molto contente di questo regalo. E adesso arriva l'ultimo, quello vero e proprio del mio compleanno. E poi mi ha preso questo qui, è il mio regalo. È l'Oppo A9 2020, ha 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. È veramente veramente bellissimo. Ha una fotocamera da 48 megapixel e la batteria è da 5000 mAh. E niente, è bellissimo. Poi i video lo vedete come lo fa. Finalmente funziona perché eravamo tutti un po' stufi, io dovevo sempre rubarlo a Gabriele il telefono per fare i video, quindi sono proprio felice. Il colore è proprio questo qua che si vede nella scatola. L'ha preso su Amazon. Sì. E dentro c'era già anche una cover trasparente, quindi nel caso vi interessasse, magari vi lascio il link poi qua sotto, così potete andarlo a vedere. Invece gli elettrodomestici li ha presi all'Euronics, quindi non vi posso aiutare, nel senso dovete andare là. Questo invece che ha preso su Amazon, cerco il link e ve lo lascio qui sotto nell'info box, così se vi interessa andare a dare un'occhiata, se volete anche voi regalarlo o comprarlo, lo trovate subito, ecco. E niente, quindi io adesso giro la fotocamera così vi saluto. Ovviamente dentro c'era anche il caricabatterie, dentro la scatola del telefono, gli auricolari già quelli fatti diversi tipo a goccia, non so se si chiamano così, veramente molto belli e molto facili da indossare anche per me che non mi piacciono tanto gli auricolari, ma quelli mi stanno lì fermi. Quindi per questo video è tutto, vi ho fatto un mix un po' di tutto quanto. E quindi io spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi di attivare la campanellina per non perdere i nostri prossimi video. Noi ci vediamo prestissimo. Ciao! 1, 2, 3, come on!